La consegna del premio speciale Francesco Guccini e il discorso notturno di Ivano Dionigi hanno chiuso la 10ª edizione di Passaggi Festival, che anche quest'anno ha confermato un ottimo gradimento da parte del pubblico. Tra gli ospiti di ieri anche il giornalista Marino Sinibaldi, la nota cantante Nina Zilli e il campione olimpico Alex Swartzer, che ha presentato il suo libro intitolato Dopo il traguardo, una storia di cadute, di rinunce e di rinascite. Infatti, dopo l'archiviazione del secondo procedimento penale per doping per non aver commesso il fatto, Alex vuole tornare a gareggiare. Parla della mia storia, dai miei inizi fino al mio tentativo di andare prima a Rio, poi a Tokyo per le Olimpiadi, ecco, quindi c'è tutto. Diciamo che in generale la vita ha delle cose belle e le cose magari meno belle, che però ti fanno crescere molto. Che messaggio darebbe a un giovane che inizia una carriera sportiva? Uno sente dentro una passione per uno sport, è giusto che lo segua, ecco, anche se poi incontra delle difficoltà. Sabato sera invece è stato conferito il premio Fuori Passaggi alla scrittrice Carlotta Vagnoli ed è stata premiata Chiara Croce, vincitrice del concorso di graphic novel Renko, una lettura tra le nuvole. Inoltre, in occasione del 50° anniversario dell'uccisione di Luigi Calabresi, il festival ha ospitato la moglie Gemma in piazza 20 settembre, che ha presentato La crepa e la luce alla presenza del vescovo Armando Trasarti. Infine, la chiesa di San Francesco ha accolto il giornalista albanese Tom Kuka. Flama è il titolo del suo libro, che cosa significa? Calamità, questo è la traduzione in italiano, ma noi abbiamo scelto con la casa editrice di lasciare Flama, come in albanese, perché anche il suono è diverso, ma anche perché non è proprio una calamità, è anche una condanna. Tra l'altro lei ha ottenuto anche un importante riconoscimento nel 2021. Sì, con Flama ho vinto il premio europeo della letteratura, è una buona cosa, è una bella cosa, perché ti aiuta anche a essere tradotto non solo in Italia ma dappertutto un po'. Piazza gremita anche venerdì sera per la consegna del premio Passaggi 2022 alla poetessa e saggista Dacia Maraini. Il comitato scientifico e la direzione di Passaggi Festival conferiscono a Dacia Maraini il premio Passaggi della 10ª edizione. La lettura della motivazione, la consegna del premio, la barchetta simbolo di Passaggi Festival, viene consegnata dall'assessore alla cultura della Regione Marche. Che cosa significa per lei questo premio? Ma io credo che sia un atto di stima, siccome secondo me le donne hanno molto bisogno di stima, non di ammirazione, perché l'ammirazione è una cosa molto comune e poi si finisce per pensare al fisico di una donna, no? Ma invece una donna ha bisogno di stima, la stima riguarda il suo lavoro. Quindi per me, quando mi vengono dati degli attestati di stima per il mio lavoro, mi sento che non solo io, ma tutte le donne in qualche modo prendono una posizione più dignitosa. Caro Pierpaolo, il titolo del suo libro, che pare l'inizio di una lettera. Qual è il suo legame con Pasolini e a quale dei suoi scritti è più affezionata, se ce n'è uno? Ma no, in realtà sono forse le poesie sue le amo molto, che sono molto belle. E il mio rapporto con lui era un rapporto di amicizia, di affetto. Abbiamo lavorato insieme, ha fatto la sceneggiatura del Mille e una notte, poi abbiamo fatto diversi lavori di doppiaggio, nel senso di trasformare alcuni film stranieri in film italiani. Poi abbiamo fatto tanti viaggi insieme, quindi ecco, un rapporto di fiducia, di stima e di amicizia. Dopo l'appuntamento con la scrittrice è seguito l'incontro con il direttore dell'agenzia ANSA, Luigi Contu. I libri si sentono soli è il titolo del suo libro e io le chiedo: ma perché i libri dovrebbero sentirsi soli? Perché i libri hanno una loro vita, una vita propria, che è quello che ci ha sempre detto nostro padre, che poi ha scritto mio nonno e che poi ha ispirato questo libro. Hanno una loro vita, hanno dei loro sentimenti e quindi rischi di lasciarli da soli, se non li coccoli, se non li sposti, se non li leggi, se non li rileggi, se non li sottolinei, vanno vissuti e loro credo che qualcosa sentano. Secondo lei anche noi come libri ci sentiamo un po' soli delle volte?
Sì, il libro è una metafora della vita, c'è dentro la nostra vita i nostri sentimenti e quindi come loro possono sentirsi soli anche noi. Devo dire che i libri sono un grandissimo sostegno, quando uno si sente solo e ha un bel libro davanti, la solitudine passa. È stata allestita una bellissima mostra qui alla chiesa di Sant'Arcangelo, di che cosa si tratta? Ma la mostra non è altro che rendere disponibili a più persone possibile i libri di cui parlo nel libro di cui abbiamo parlato, perché abbiamo trovato appunto un tesoro culturale, un tesoro di rarità, di cose belle, di riviste, di racconti, di documenti, e abbiamo pensato facciamoli vedere a tante persone, perché tanta bellezza insieme ha un effetto molto positivo sulla nostra psiche.